Allora, il caso diplomatico in Turchia, non avete capito niente. Allora, quando il terzetto Erdogan, Michel e la von der Leyen sono entrati nella sala del ricevimento lì ad Ankara, c'era una di quelle musiche asiatiche, quelle... I tre hanno iniziato a girare attorno alle poltrone, avete presente tipo il duello a tre del buono, il brutto e il cattivo, no? Poi, allora, come il gioco della sedia musicale prevede, quando la musica finisce scatta un po' di quel ciappa che ti ciappa in cui tutti devono prendere la sedia. Quello che resta in piedi ha perso. La von der Leyen, che era chiaramente la secchiona della classe, Michel Erdogan gli ha subito ciuffato la sedia. Da questa cosa è nato il caso diplomatico. Non c'entra un tubo il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, le discriminazioni femminili, il velo. Sì, allora, Michel poteva in effetti sfoderare un gesto di cavalleria ottocentesca cedendo la sedia alla Ursula, ma... Cioè, ma l'avete visto in faccia? Il classico sfigatore della cupa pensava di essere a giochi senza frontiere, Belgio, Turchia e Germania. Non gli pareva vero di aver vinto per una volta la prima manche. Belgio non vinceva mai. Si preparava per il fil rouge. 3, 2, 1, che poi, per un politico, cedere la poltrona è sempre un gesto che travalica un po' le sue possibilità, proprio fisiche, un po' tipo Fonzi che non riesce a dire ho sbagliato, niente, o vostra moglie che non riesce a dire scusa. Quindi di base il problema non esiste. Mi spiace per Saviano lì che si è indignato. Tra l'altro, per fortuna, molti non hanno capito il vero imbarazzo che è venuto dopo, che non era quello della von der Leyen, no, ma era quello di Erdogan. E sì, perché dopo che lui e Michel si sono presi la sedia, si aspettavano che Ursula, avendo perso, iniziasse la danza del ventre e le relative distribuzioni di bevande, datteri e caffè turco. Solo dopo, alla fine, avrebbe potuto coricarsi sul divanone, quel mega divanone, come Paolina Borghese del Canova. E comunque, ragazzi, non infierite, tutta sta roba l'hanno fatta perché in Turchia c'è grossa crisi economica e le poltrone sono diventate un bene scarso. Per fortuna ieri è partito subito un furgonato da Cantù direzione Istanbul con un carico di poltrone in massello massiccio, velluto fucsia, stuccate in oro zecchino che i tronisti della De Filippi se le sognano, perfette per lo stile del palazzo del dittatore. O Erdogan, lascia stare, le poltrone te le offriamo noi, barbone!